te, Signore Gesù, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Prendiamo questa preghiera del Libro della Sapienza, che facciamo proprio perché il Signore ci doni la sua sapienza. Dio dei Padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi, anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Ringraziamo, carissimi, la Trinità, anzi la Super Trinità, che è super fuoco e ci vuole infiammare di sapienza ardente, di fede ardente, di carità ardente, e ci vuole riempire di vita trinitaria e vuole manifestarsi in noi come si manifesta in Cristo. Vedete che la liturgia è tutta trinitaria, eh? Tutta trinitaria, inizia con appunto il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed è tutta trinitaria. Le preghiere normalmente sono elevate al Padre per Cristo e allo Spirito Santo. Al centro della liturgia c'è la super Trinità, un solo Dio in tre persone. E il Vangelo di oggi ci parla proprio del Figlio unigenito, cioè l'unico super figlio generato, anzi super generato dal Padre, dal super Padre, prima di tutti i secoli. Vedete, nel credo noi diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Poi diciamo: credo in un solo Signore Gesù Cristo, ecco, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Vedete, unigenito che cosa significa? Significa che è l'unico figlio generato dal Padre, è primogenito, il primo generato. Gesù, cioè il Figlio, è unigenito, l'unico figlio del Padre, generato dal Padre prima di tutti i secoli. Ecco, come dico sempre, no? Queste cose di Dio noi dobbiamo renderci conto, tutto quello che riguarda Dio supera infinitamente tutto quello che noi possiamo immaginare e dire. Ecco perché dico super Dio, super Trinità, super persone, eccetera, eccetera. Supera infinitamente quello che noi possiamo dire, quello che noi possiamo immaginare. Ecco, vedete, le affermazioni del credo che avete sentito adesso sono tutte molto legate alle letture di oggi. La Trinità, vedete, ci sta parlando attraverso la liturgia e attraverso le letture, e appunto la Super Trinità ci vuole donare, anche attraverso queste letture, di elevare lo sguardo verso il cielo, di desiderare il cielo, e ci vuole portare a godere pienamente della vita divina in cielo. Preghiamo per la nostra sorella Maria, perché il Signore possa portarla appunto a godere della gioia e della pace di Dio nel cielo. La Trinità, attraverso San Paolo, ha detto: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo. Il Catechismo Romano afferma, nell'articolo 12, la felicità perfetta e piena di ogni bene deve essere sempre dinanzi ai nostri occhi. La mente e i pensieri nostri devono essere tutti fissi in essa. Vedete, cari fratelli, cristiano, veramente cristiano, vive così, con la felicità del cielo sempre dinanzi ai suoi occhi, i pensieri e la mente tutti fissi in questa felicità eterna del cielo. Vedete, nel Vangelo di oggi leggiamo: in quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo,
perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. La vita appunto del cielo è vita eterna, anzi in certo modo super vita eterna, perché è partecipazione alla vita divina, che è super vita, è super vita. E allora appunto, vedete, il Signore ci vuole far partecipare alla sua vita eterna, ci vuole far partecipare alla sua beatitudine, alla sua felicità. Catechismo Romano afferma, come tramandarono i santi padri, la felicità della vita eterna si deve definire come liberazione da tutti i mali e acquisto di tutti i beni. Ecco che cos'è la felicità del cielo. Vedete che nella vita del cielo non c'è noia, ma pienissima felicità. Dice San Tommaso nella Somma contro i Gentili, che prendo qui nell'edizione della Utet, Classici della Religione, Somma contro i Gentili, dice appunto che niente di ciò che viene considerato con ammirazione può arrecare fastidio, perché fin tanto che desta ammirazione muove il desiderio. Ora la realtà divina viene vista sempre con ammirazione da qualsiasi intelletto creato, poiché nessun intelletto creato è in grado di esaurirla con la comprensione. Perciò è impossibile che una sostanza intellettiva provi fastidio di tale visione. Il cielo non c'è noia, attenzione. Nell'ultima felicità del cielo viene soddisfatto ogni nostro desiderio. San Tommaso nello stesso libro, nella stessa edizione, appunto dice: da quanto abbiamo detto risulta evidente che nella felicità derivante dalla visione di Dio viene soddisfatto ogni desiderio umano. Secondo l'espressione del salmista, egli, cioè Dio, sazia con i suoi beni il tuo desiderio, e che ogni umana ricerca trova in essa il proprio coronamento. Eleviamoci dunque, cari fratelli, anzi lasciamoci elevare da Dio alle cose del cielo. Nella liturgia il sacerdote dice: in nome di Dio, in alto i nostri cuori. Ecco, eleviamo i nostri cuori. La sapienza di Dio eleva i nostri cuori, L'incredulità e la sapienza del mondo abbattono le nostre anime, le nostre menti, i nostri cuori. La sapienza di Dio li eleva. E vedete, la sapienza di Dio ci chiama alla fede. La fede è sanità spirituale, attenzione bene. L'incredulità, cioè la mancanza di fede, è soprannaturale. L'incredulità, ripeto, è una malattia spirituale, che Dio vuole guarire in noi. Ricordatevelo bene, l'incredulità è una malattia spirituale, Ricordatevelo bene questo. Ecco, lasciamoci guidare da Dio, accogliamo la sua sapienza, accogliamo la perfezione della fede che Dio ci vuole donare, Lasciamoci guidare ed elevare da Dio, e perciò, come dicono le scritture, impegniamoci a meditare la parola di Dio, impegniamoci a pregare incessantemente, impegniamoci a vivere la divina parola. Dio ci vuole trasformare in Cristo, L'Eucarestia è l'azione della Trinità per la nostra trasformazione in Cristo. Dio ci vuole donare la santità di Cristo, la preghiera di Cristo, e Dio è onnipotente. Dunque coraggio, Non ascoltiamo le tentazioni che vogliono fermarci, che vogliono deviarci dal cammino che conduce al cielo. Coraggio, ascoltiamo Dio, obbediamo a Dio, perché Dio viva pienamente in noi.
si manifesti in noi e attraverso noi e con noi Dio possa portare molti alla beatitudine del Santo Paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.